Avevo ragione. Oh, quando vi dico una cosa io non mi sbaglio mai. Mai, raga, è finito l'ennesimo schifo. Siamo di nuovo all'ennesimo schifo. Una partita persa non come dei polli. Di più, quello che mi lascia sorpreso a me è che comunque siamo riusciti a far resuscitare un'altra squadra di morti come lo Spezia. Lo Spezia che veniva, mi pare, da 3 sconfitte consecutive, è venuto a Pescara e guarda caso li abbiamo fatti rinascere. Che noi siamo molto generosi, parliamo così. La partita di oggi si riassume in una parola sola: Zauli. Finito. Oggi il nostro mister ci ha messo tanto del suo. Che c'è da dire? Siamo tornati in campo con lo stesso modulo che abbiamo adottato 2 settimane fa nella trasferta di Ascoli. Ad Ascoli avevamo interpretato la partita nel modo giusto e abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare, ma oggi invece, che dovevamo farla noi la partita perché giocavamo in casa, abbiamo fatto una partita scadente perché abbiamo prodotto poco e niente. E siamo passati comunque in vantaggio il primo tempo grazie a un'azione di un singolo, grazie a Macin che ha fatto un tiro dai 25-30 metri raso terra a fil di palo dove Scuffè non ci è arrivato. Passi in vantaggio, cominci un po' a giochicchiare, che abbiamo cominciato a giocare un po' di più sugli esterni, abbiamo visto Zappa più propositivo, Masciangelo anche che andava davanti e tentava qualche volta il cross. Da un'azione di questa col cross di Masciangelo per poco non c'è stata la seconda rete del Pescara con, non ho capito se era Brunori o Busellato, comunque che l'hanno tirata alta vicino alla traversa. Potevamo andare sul 2-0 prima della fine dei primi 45 minuti. Lo Spezia nel primo tempo non pervenuto. Nel primo tempo veramente lo Spezia non ha fatto un solo tiro in porta inizio partita e poi non ha fatto più nulla, quindi tutto lasciava presagire un secondo tempo chiuso il primo tempo in vantaggio di 1-0, di una ripresa giocata in modo diverso, con uno Spezia che magari prendeva più le redini del gioco e veniva all'arrembaggio. E quindi tu che magari utilizzando il pressing e le ripartenze in velocità potevi sfruttare il contropiede, non abbiamo visto nulla di tutto ciò. E io qui mi incazzo con quel cazzo di Becchino che abbiamo in panchina, perché noi abbiamo un Becchino in panchina che non si muove, non dà la carica, non dice niente. Dice, io guardo gli altri allenatori in panchina, anche quello dello Spezia durante la partita, sia prima che dopo che la stava conducendo in vantaggio, si rimane di giocatura su dello Spezia. Noi abbiamo invece Zauri che si mette in piedi davanti alla panchina, guarda la partita come se fosse uno spettatore, non dà una carica, non fa un richiamo, no? Senza grinta, senza niente. Abbiamo vissuto una partita nel secondo tempo in balia dell'avversario della serie. Ci siamo fatti prima raggiungere, siamo stati dei coglioni a farci fare il gol dell'1-1 perché ce lo siamo meritati. Siamo rientrati in campo con loro che erano molto più aggressivi, propositivi, che volevano fare la partita, eccetera eccetera, ma era giusto che fosse così. Con noi che eravamo molli, l'ho visto subito, si vede subito, i primi 5 minuti del secondo tempo sono stati emblematici, si capiva subito che loro erano a 1000 all'ora mentre noi eravamo molli. Allora tu cazzo di mister che stai in panchina, vuoi prendere le contromisure, vuoi dare una strigliata, vuoi dare la carica ai tuoi giocatori, vuoi dire ai giocatori salite, fate pressi, no, abbiamo fatto 20 minuti, 25 minuti fermi davanti alla nostra area ad aspettare, ad attendere il gioco dello Spezia che in qualche modo stavano incominciando a cercare di metterci in difficoltà. Hanno avuto il culo di trovare il gol su un'azione insistita, hanno fatto a destra, a sinistra, giro palla, poi con rimpallo alla fine sono riusciti ad entrare e l'hanno pareggiata 1-1.
e poi sono andati in vantaggio un minuto dopo, calcio d'angolo, colpo di testa di Gudjonsen, mi pare che sia il figlio di quello che giocava all'epoca col Manchester, Gudjonsen, 2-1. Raga, e lì la partita poi è cambiata. Ma Zauri, dico io, no? Che cazzo di cambio ha fatto? Cioè, abbiamo visto un mister che ha tolto Busellato e ha fatto entrare Ingelsson. E sinceramente io Ingelsson sono 8 partite, ancora riesco a capire che giocatore è. Se è un'ala, se è una mezzala, se è un incontrista, se è un giocatore propositivo. Io non lo riesco a capire che caratteristica ha sto Ingelsson. Poi è entrato Palmiero al posto di Memushai, se non erro, e alla fine è entrato al posto di Campagnaro Borrelli, tentando il tutto per tutto. Ma che cazzo vuoi tentare il tutto per tutto dopo, a 10 minuti dalla fine, con una squadra tutta chiusa dietro, con lo Spezia che il secondo tempo, poi dopo che è passato in vantaggio, ha cercato di non farci giocare più. Tanti falli, gioco spezzettato, il portiere loro che perdeva tempo, ogni santo rinvio perdeva il tempo e l'arbitro gli ha permesso di fare quella merda di arbitro che oggi, secondo me, l'arbitro ci ha messo del suo. Perché l'avevamo anche pareggiata, cioè nella sfiga della sfiga l'avevamo pure pareggiata la partita, perché Bruno aveva fatto il gol del 2-1 appena dopo la sostituzione di Campagnaro con Borrelli. C'era un calcio di punizione, la palla è finita sulla destra, la riprende Machin, cross in mezzo teso, e Bruno ha anticipato il difensore loro, e mi pare di ginocchio, comunque con la gamba, non lo so se l'ha presa con... di mano, no, l'arbitro gli ha fischiato fallo di mano, che comunque anche su DAZN pare non esserci, quindi la partita l'avevamo anche pareggiata. È un'azione che ancora ho rivisto, io sto parlando, sto tornando adesso a casa, raga, sting bello nervoso e mi sto trattenendo calmo, perché ci sarebbe oggi da rifare un video come quello post Crotone, ma non c'ho voglia di mettermi a strillare, devo andare a trovare mia mamma, quindi non posso che mi metto, vado senza voce. Io rimango esterrefatto comunque di una cosa, come dopo 8 partite dove non ne abbiamo azzeccata una giusta, tranne quella con l'Ascoli, ma oggi abbiamo un'altra volta dimostrato e palesato le nostre difficoltà. Abbiamo un incompetente in panchina, e io lo ritengo un incompetente a questo punto, perché nel momento in cui tu devi giocare la partita tu non sei capace. Allora il 4-3-3 non va bene e dici che ti mancano gli interpreti, e mo il 3-5-2 vai a Ascoli e giochi la partita della vita. E anche lì io ho pensato, ma non è che la partita a Ascoli, sì, va bene il cambio modulo, ma tutta sta partita l'abbiamo fatta grazie alla sagacia tattica di Zauri, o perché i giocatori sono andati in campo carichi, sapendo che era una partita particolare, sentita, sapendo che Pescara-Ascoli è una partita abbastanza impegnativa, sapendo poi che la settimana prima, dopo la partita col Crotone, c'era stata quella chiacchierata con la curva post partita, quindi i giocatori sono andati in campo con un altro spirito, sapendo che dovevano fare una partita cazzuta. E qua che casca l'asino, perché io avevo ragione quando vi dicevo che Zauri, secondo me, io ho dei dubbi, e continuo ad averli. Non è che vado in base all'umore, io non mi rimangio le parole. Se su 7 partite abbiamo fatto schifo 6 partite e abbiamo azzeccato solo la settima, e io per 6 partite dalla prima incomincio a dire che avevo dubbi su Zauri, non è che adesso mi rimangio la parola e credo che Zauri sia competente, eccetera eccetera eccetera. Per me Zauri potrà essere anche un bravo allenatore, però gli mancano i fondamenti, gli manca il carisma, gli manca il carattere, gli manca l'ansia. Cioè la squadra rispecchia, questo Pescara, ciò che è l'allenatore. Quello che è l'allenatore lo sono gli 11 giocatori che vanno in campo.
ed è un Pescara morto, amorfo, senza grinta. La stai vincendo 1-0, rientri il secondo tempo moscio, senza palle. Non giochi, non crei un cazzo, non fai un tiro in porta. È vero, avevi pareggiato con Brunori, ma poi che cazzo hai combinato per tutta la partita? Ha fatto un'azione alla fine della partita con quel cross dove Ingelsson di testa l'ha messa alta sulla traversa, ma non hai fatto più nulla. Ha provato a tirare Machin da fuori area, ma la palla gli da finire a Spoltore. Cioè, raga, secondo me qui la situazione è tragica. La settimana prossima abbiamo il Benevento e secondo me il Benevento ci fa male. Poi andremo a giocare con la Juve Stabia fuori casa. Oggi la Juve Stabia ha vinto in casa col Pordenone e non lo so se faremo risultato. Poi il sabato successivo giocheremo in casa con il Pisa. Questo è un trittico di 3 partite dove se ne facciamo almeno 4 punti. Lo dico, parlo prima che le persone, quelle che capiscono di calcio, ricordate, ve le dicono prima le cose, non dopo che riparti, gli parli prima, perché ve le dico prima e ci metto la faccia. Io ci metto la faccia, ho le palle di dire quello che penso. Secondo me col Benevento una partita tosta. Con la Juve Stabia un'altra partita bella tosta. E se non vinciamo poi il casa col Pisa, Zauri, cacciamo. Questo è. Se non cacciamo quello lì, questa squadra non andrà mai avanti. Ma perché secondo me il problema non è di sta squadra, cioè non è i giocatori o dice una rosa scadente. Secondo me con un altro allenatore questa squadra, questo Pescara, giocherebbe un calcio migliore. Avrebbe uno spirito diverso, un temperamento diverso. Sarebbe diversa la situazione. Capisci quello che ti voglio dire? Secondo me sarebbe buona cosa quella di cominciare a guardarsi intorno, perché con questo qui non possiamo continuare all'infinito. Cioè il Pescara è una squadra, si dice, di giovani, ma poi quanti giovani vanno in campo? Cioè, ma se vediamo oggi, a parte Castrati che ha giocato al posto di Fiorillo, no, in difesa c'eravamo Drudi, Campagnaro e Scognamiglio, che in 3 faranno 100 anni. Centrocampo c'è il Busellato, che è un giocatore che ha 26-27 anni. Memushai, ultra trentenne. C'è i Machin, che c'ha 20 anni. Avevamo sull'esterno Zappa, perché Ciofani non era disponibile, se non giocava Ciofani. A sinistra c'è Masciangelo, che c'ha 25-26 anni, o comunque dovrebbe giocare del grosso. E davanti c'è Galano, che c'ha quasi 30 anni, e c'è Brunori, che ce n'ha 27-28. Quindi tutta sta squadra fatta di giovani, che si dice, no, perché come ha detto il Zauri 2 settimane fa, che siamo una squadra giovane e che quindi abbiamo bisogno di fare esperienza. Ma che cazzo di esperienza dobbiamo fare? Cioè, io ho capito che ci sono dei giocatori che sono al primo anno di Serie B e quindi hai bisogno anche di tempo per fargli adattare al campionato, eccetera eccetera, ma non è che su tempo ce l'ha bisogno pure Zauri, no? Che qua non è che possiamo sta aspettare. Ma oh raga, altre 2 partite se n'è andato quasi un terzo di campionato, cioè non lo so se avete capito, 19-19 fa 38, 38 10-20-30-40. La prossima è la 9ª partita, se n'è andato un quarto del campionato, un quarto. Stiamo ancora a zero. Pescara sta a zero a livello di gioco, a livello di tattica, a livello di tutto. Siamo a zero, zero. E non mi venite a dire che davanti si è fatto male Tumminello e quindi mo senza Tumminello facciamo difficoltà. Che cazzo di colpa c'ha Tumminello? Nel senso, non è che se c'avevi Tumminello in campo la squadra giocava meglio. Cioè non è che tu non segni per colpa dell'attaccante, che quello che c'è è scarso e ti mancano i gol. Noi non giochiamo proprio a pallone. Sto Pescara non gioca a pallone. Non abbiamo l'atteggiamento giusto in campo. E quello chi cazzo te lo dà? Cioè chi te lo dà? Sono i giocatori o è l'allenatore che deve essere capace di cacciare fuori l'atteggiamento giusto? Il carattere, il carisma,
l'autostima della squadra. Voglio Zauri, ne è buona. A me mi dispiace a dirlo, io sono tifoso del Pescara. Oggi qualcuno mi ha detto: voglio salutare il papà e il figlio, due signori che vengono da Termoli a vedere il Pescara, che mi hanno fermato sotto la curva oggi e mi hanno detto: oh, ma sei tu Antonio? Sì, sì. Oh, perché tu, mio figlio, ti vedo sempre, figlio. Quindi ho conosciuto pure persone che mi volevano salutare, ma oggi che facevo? E ho detto: oh, spero che vinciamo. Ma ne dubito, ho dei dubbi. Non sono tranquillo. Mi hanno visto a fine partita e ho detto: Putin ha ragione. Perché lo dico prima? E ripeto, non è che mi rimangio la mia parola perché avevi vinto Ascoli. A me non me ne frega un cazzo che abbiamo vinto Ascoli. Io vedo il campo e il campo dice che facciamo pena. Ripeto, sono passate quante partite? 8? Abbiamo giocato una partita e mezza. Su otto partite, una partita e mezza buona, e il resto 6 partite e mezza scadenti. Quindi fatevi i conti, i numeri non sbagliano. Questa squadra ha carenza di carattere, ha carenza di autostima. Abbiamo carenza di convinzione di quello che facciamo, secondo me, perché Nimbu partì che giochi con il 4-3-3 a luglio, fai 2 mesi di 4-3-3 e dopo che incominci il cambiamento, dopo 7 partite cambi il modulo. E mai cambiato il modulo. Prima l'allenatore ha detto che era soddisfatto degli acquisti, non faceva niente, che non è arrivato l'esterno sinistro, dove ti rimangi la parola? Ma non mi hanno comprato l'esterno sinistro che chiedevo, il 4-3-3 non lo posso fare, poi è passato 3-5-2. cazzate, scuse, inadeguatezza, queste ci vogliono le palle, Zauri, ci vogliono le palle, è ora di cacciare le palle, ma non le palle nel senso di sti ugaulotte e chi ci ripara, devi cacciare le palle come carattere, devi far cacciare le palle ai giocatori, devi dare un gioco a questa squadra, se questa è una squadra senza gioco. Siamo senza gioco, senza idee e senza identità. Abbiamo rifatto mezzo passo indietro rispetto alla partita con l'Ascoli. Mi dispiace a dirlo, ma è la verità. Va bene, raga, mi sono dilungato troppo. Diciamo un mezzo sfogo post partita. Sto pure guidando, quindi chiudo il video. Io vi ringrazio, mi raccomando, pollice in su, supportatemi sempre. Commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa pensate, condividete i video e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, ci vediamo nei prossimi video, veramente non so neanche che cazzo è successo oggi nella Serie B, andiamo a vedere, so soltanto che questa abbia vinto, quindi mi devo andare a aggiornare. Buona Serie B a tutti e sempre forza Pescara, nella buona e nella cattiva sorte, sempre forza Pescara, ciao.